Maledetta pallata, questo sarà credo il titolo di questo video. Benvenuti nel terzo episodio della serie US Open Story. Prima di passare al video di oggi, il mio invito è quello di iscrivervi al canale in questo momento. Non so quanti iscritti ce l'abbiamo perché sto registrando questo video con quasi 2 mesi di anticipo. Dopo vi invito anche ad attivare la campanellina, così facendo riceverete una notifica per ogni contenuto che verrà pubblicato su questo canale. Dopo vi invito a lasciare un like, vi invito a condividere il video a più persone possibili se avete degli amici o dei parenti a cui piace il tennis, che sono nel mondo del tennis, questo è il canale che fa a caso loro. Poi vi invito anche a commentare facendomi sapere la vostra e credo che possiamo iniziare con il video. Maledetta pallata quella che Novak Djokovic ha tirato a una giudice di linea nel 2020, l'US Open 2020, al quarto turno contro Pablo Carreño Busta. Ragazzi, perché maledetta pallata? Senz'altro perché lo ha squalificato dal torneo, il primo. Credo che sia stato il primo e unico giocatore ad essere squalificato dallo US Open. E poi anche perché Djokovic veniva da una serie di 26 vittorie consecutive a inizio anno, il che è sicuramente un numero ingente. Sappiamo che Djokovic detiene il record per vittorie consecutive a inizio anno, in una stagione, che è di 40, 41, credo, nel 2011, poi detiene anche il secondo posto, che è di 26 nel 2020. Allora, perché maledetta pallata? Perché maledetta pallata? Contestualizziamo intanto quella edizione degli US Open. Partiamo dal parlare di Djokovic. Allora, Djokovic arrivava a quel torneo con 26 vittorie consecutive, veniva da un anno che per lui era stato, tennisticamente parlando, lasciamo stare le vicende extracampo, i tornei di esibizione, e chi ha chiamato quello, ha preso il Covid alla festa. Non ha rispettato le regole per il Covid, lasciamo stare, adesso non ricordo. Però, parlando di tennis, parlando semplicemente di questioni in campo, Djokovic veniva da una forma ottima, senz'altro. Comunque sì, aveva vinto l'ATP Cup con la Serbia, poi aveva vinto l'Australian Open, poi vinse anche Dubai e poi vinse a rientro Cincinnati. E poi vinse anche le prime 3 partite dello US Open, quindi veniva da 26 vittorie consecutive. Allora, diciamo che qualcosa era cambiato, nel senso questo suo gran periodo di forma influiva meno rispetto a quanto sarebbe influito in una stagione normale, perché comunque sia, non dimentichiamoci che la stagione del 2020, tennisticamente parlando, è stata senz'altro anomala. Il 2020 in generale è stato un anno anomalo. E è stata una stagione anomala. Inutile dirvelo perché a causa dell'emergenza sanitaria non si è giocato per svariati mesi, non si è giocato credo da marzo, forse poco, da Indian Wells fino a luglio, poi si è ripreso a giocare a fine luglio, credo, sì, verso quel periodo là, verso Amburgo, forse poco. Si è iniziato a giocare verso quel periodo dell'anno e ovviamente, e poi è stato anche posticipata tutta la stagione su terra. Perché è stata posticipata, cioè si sono giocati dei tornei a luglio su terra, poi si è passato lo swing americano e non credo si sia giocato Montreal, credo di no, credo si sia giocato solo Cincinnati quell'anno, sbaglio, non lo so. E poi si è giocata a Roma e Parigi. E allora, Djokovic, ragazzi, parliamo di Nole. E per l'appunto veniva da un gran periodo di forma, arrivava allo US Open da grande favorito. Adesso, per quanto Djokovic allo US Open sia lo slam, secondo me sia l'unico posto, come posso dire, l'unico posto in cui ha deluso, porca miseria, ne ha 23 comunque, sia l'unico posto in cui per le sue aspettative ha fatto meno di quello che poteva fare, perché consideriamo, ragazzi, che è sul cemento, la miglior superficie di Djokovic e ha vinto 3 volte, l'Australian Open lo ha vinto 10. Ovviamente, ragazzi, c'è da dire che lo ha vinto solo, tra parentesi, 3 volte, tra mille virgolette. Perché comunque sì, arrivava Djokovic normalmente allo US Open arriva con una stagione di 50-60 partite dietro e di conseguenza la stanchezza si fa sentire e le condizioni, insomma, comunque sia, è europeo, quindi è uno slam
uno slam fuori dal suo continente, tutto una cosa e l'altra, però la cosa, sì, vabbè, c'è arrivato stanco, Djokovic lì sopra, ok, ci sarà pure arrivato stanco quest'uomo, però dobbiamo anche dire un'altra cosa. Dobbiamo dire che Djokovic ha fatto una, allo US Open ha giocato una finale in meno che all'Australian Open. Ed è paradossale questo, perché Djokovic di 10 finali all'Australian Open che ha giocato ne ha vinte 10. Di 9 finali allo US Open che ha giocato ne ha vinte 3. Perché Djokovic ha giocato la finale allo US Open nel 2007, nel 2010, nel 2011, nel 2012, nel 2013, nel 2015, nel 2016. Nel 2018 e nel 2021. Quindi, ragazzi, sono 9 le finali che Djokovic alla fine ha giocato allo US Open. E nonostante questo, ne ha vinte solo 3. Uno slam, il suo score di finale, comunque sia allo US Open, non è uno score alla Djokovic. Perché se andiamo a vedere lo Australian Open 10 su 10, l'ha vinto nel 2008, 2011, 2012, l'ha vinto nel 2013, nel 2015, 16, poi nel 2018, 19. 20, 21 e 20, 23, invece Roland Garros ha giocato 7 finali, vincendone 3, perché ha giocato Roland Garros ha giocato la finale del 2012, credo sia stata la prima finale, sì, poi ha giocato nel 2013, nel 2014 la finale, poi nel 2015 sono 3, poi nel 2016 l'ha vinto, poi ha giocato nel 2021, nel 2023 e nel 2020 e ha vinto il 2021-23. E ovviamente poi abbiamo Wimbledon che ha giocato 8 finali, insomma adesso sto facendo un attimo un recap statistico, che ha giocato 8 finali, ha giocato la finale nel 2011, uscire vincendo, ha giocato la finale nel 2014, nel 2013 l'ha persa, ha giocato nel 2014 la finale l'ha vinta, nel 2015 l'ha vinta, nel 2018 ha vinto, 19 ha vinto, 20 ha vinto, e 20 non ha giocato, scusatemi, 21 ha vinto, 22 ha vinto. E lo US Open però, ragazzi, ha giocato queste 9 finali, come detto, 2007, 2010, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, ha giocato queste 9 finali, ha vinto solo nell'11, nel 15, nel 18. Quindi è una cosa un po' strana questa, è un'anomalia. A Roland Garros che abbia vinto meno il finale di quelli che ha giocato, ragazzi, è normale perché l'ha giocata contro Nadal, insomma, che ne ha vinte 14 su 14 e che non ha mai perso più di un set, te lo puoi aspettare. Ma onestamente allo US Open uno pensa si sta sul cemento, questo è lo slam, un altro slam di Djokovic. No, non è stato così, non è stato così, però è stata una questione di finale più che altro, perché ha perso nelle finali, 9 finali sono tante, cioè 9 finali con uno sul cemento Djokovic ne ha fatte 10, se avesse avuto anche solo un, cioè potenzialmente Djokovic 5-6 di questo me li poteva vincere, secondo me. 5-6 finali li poteva vincere, come stavo dicendo. Questo 2020 cosa è accaduto con la partita con Karen Busta? Credo che sul 6-5, sul 6-5, credo che Busta avesse breccato, se non sbaglio, 6-5 avanti stava lo spagnolo. Djokovic si gira e tira una pallata. Tira questa pallata e che succede essenzialmente? Che colpisce una giudice di linea sul collo. Beh, allora adesso dobbiamo discutere, adesso mi piace anche discutere, lo so che è un argomento piccante, pure la cosa là delle restrizioni con i vaccini, il Covid, io lo dico sono schietto, per me non ha senso. Per me Djokovic gli dovevano concedere di giocare gli slam, questa cosa del vaccino per entrare, bah. Non mi è mai convinto, comunque lasciamo stare. Djokovic, è giusto o no questa squalifica? Il regolamento, ragazzi, diceva, e ci sta, che se il giocatore colpisce un giudice di linea, anche non intenzionalmente, viene squalificato. Ci sta, secondo me, ci sta. Poi, non è che a Tagliera che l'abbia tirato un cannone, però, comunque sia, l'ha colpita, ma qualcuno dice che avrà sceneggiato, sarà anche vero, però una pallina in gola da tennis, anche tirata piano, da sempre, potrebbe anche causare problemi respiratori, roba varia, quindi insomma non bisogna mai scherzarci. Secondo me la squalifica di Djokovic è giusta e ci sta anche la regola del squalificare il giocatore se colpisce un giudice di linea in questo modo. Io onestamente capisco la regola, sono d'accordo. E secondo me questa squalifica di gioco ci sta. Adesso passiamo a parlare di 6 ma che sono odiosi e sono inutili, però comunque
comunque sia, voglio parlarne per quanto il suo celebre rivale Rafa Nadal dica if does it exist, oppure what happened di Montreal, what happened, what happened di Madrid, what happened, what happened di Barcelona, insomma. Quindi quel clip di Nadal, ma lasciamo stare. Djokovic. Secondo me quello di sopra, ragazzi, Djokovic l'avrebbe seriamente potuto vincere. Partiamo dal fatto che non ci stavano né Federer, perché Federer era infortunato al ginocchio, e né Nadal, che ha deciso di non andare, credo per concentrarsi sulla terra battuta, perché il calendario era troppo, tra i due slam era troppo ristretto, e perché l'emergenza sanitaria non è ancora, secondo lui, per me quello non è il principale motivo, perché se fosse stato giocato Roland Garros là, io credo che Nadal, emergenza sanitaria, non emergenza sanitaria, avrebbe giocato, e nessuno può biasimarlo, assolutamente. Diciamo che non essendoci Nadal, che è il campione uscente, non essendoci nemmeno Federer, ragazzi, per Djokovic è una grande possibilità questa per vincere gli US Open e per avvicinarsi alla race per il giocatore con più slam, perché da una parte allora Rafa era a 19 slam settembre 2020, Federer era a 20 e lui era a 17, sarebbe potuto arrivare a 18, sarebbe potuto essere non il favorito perché Roland Garros è il favorito sempre Nadal, però comunque sì, avrebbe potuto avere chance contro Nadal e di conseguenza sarebbe stata sicuramente una vittoria importante qualora fosse arrivata. Poi che avrebbe potenzialmente affrontato? Avrebbe potenzialmente affrontato Shapovalov ai quarti di finale, giocatore che ha sempre battuto e che avrebbe vinto, parliamo del percorso, avrebbe dovuto battere Renio Busta, cosa che credo gli sarebbe riuscita, poi in semifinale avrebbe dovuto battere Alexander Zverev, sfida più difficile, ma credo che in un 3 su 5 gli sarebbe riuscita, e poi avrebbe dovuto battere Dominic Thiem in un 3 su 5, quella invece sarebbe già stata un po' più ardua, però in quella finale team iniziò molto male, mi ricordo, sotto due slam, due set break, e poi Zverev ha praticamente buttato al vento un titolo del Grand Slam, che sicuramente sarebbe stato molto molto utile per lui. Quindi, secondo me, quella ballata è un gran rimpianto per Djokovic, perché quello era uno US Open che lui poteva assolutamente vincere, parliamoci chiaro, lo poteva vincere. L'avrebbe vinto probabilmente a grande favore dalla vigilia, perché ragazzi, per il periodo di forma che aveva, e poi non aveva lo stesso problema, no? Perché di solito il US Open gioco ci arriva stanco, quindi dice ecco perché non l'ha vinto così tante volte, per quanto abbia fatto tante finali, non so se sia una questione di stamina, sicuramente sarà una questione di stamina e tutto, però l'anno sarebbe arrivato stanco, perché non aveva giocato tante partite quell'anno, ovviamente, a causa dell'emergenza sanitaria. Ricordiamoci quante partite ha giocato Djokovic quell'anno. Allora aveva giocato 26 partite, fine 26 partite, e quindi la cosa non avrebbe, secondo me, danneggiato Djokovic, cioè non avrebbe, il problema di Djokovic non è stato il fatto che fosse stanco, quindi quello veramente era un US Open per lui assolutamente abbordabile. Gran rimpianto per noi, una storia dello US Open, un evento storico, prima e unica squalifica in 140 anni di torneo, per questo ve ne ho parlato. Io ringrazio a tutti per la visione, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale, a lasciare un bel like, condividere il video a più persone possibile e poi commentare facendomi sapere la vostra. Grazie a tutti per il supporto, ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!